espulsi. A nostro avviso la norma è stata scritta con un po' troppa leggerezza, perché si sente giustamente da più parti una legittima preoccupazione, soprattutto sulla sparizione di molti, anzi direi ormai di decine di migliaia di minori che arrivano più o meno legalmente, anzi direi per la prevalenza illegalmente sul nostro territorio. Poi però si affronta il tema, ripeto, con una leggerezza e con una scarsa propensione a considerare anche il termine della sicurezza, in primis della sicurezza del minore, che non ci trova assolutamente d'accordo. Per questo noi chiediamo che l'intero articolo venga soppresso. Grazie. La ringrazio, non ho altri interventi, lo pongo in votazione, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole al relatore di minoranza, la votazione aperta. Pilozzi. Crimi. Malpezzi. Santanchè. Marzana. Votazione chiusa. La Camera respinge insieme al 10.2, Gianluca Pini. Contrario a Commissione del Governo. Intende intervenire? Non potevo intuirlo, diciamo così, col pensiero. Se si alza la mano è più facile. Almeno con la sua esperienza dovrebbe portarla ad avere anche queste cose. Anche questo, è vero. Prego. Grazie Presidente. Ma molto brevemente, l'emendamento mira a riformulare l'articolo 12 come precedentemente previsto l'articolo 31,1 del testo unico sull'immigrazione. In sostanza prevede, visto che non si è voluto abrogare questa innovazione, ripeto, secondo noi abbastanza pericolosa in termini di effetti negativi anche per gli stessi minori, però in sostanza noi prevediamo che fino al 14° anno di età il minore venga iscritto nel permesso, nella carta di soggiorno del genitore o dell'affidatario, anche perché è, così come avviene in tanti altri Stati membri dell'Unione, una delle garanzie migliori del fatto che non vi siano false attestazioni di genitorialità o di affidamenti, che non vi siano tratta di minori, ma che fin dall'origine vi siano.